Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale uno, ognuno vale uno, ognuno vale uno, vale, vale uno. Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Most of what you said exists only in your head. Your thoughts got clouded by your loss. Fear has got you in its jaws. Buonasera, buonasera a tutti, se vogliamo prendere posto gentilmente. Eccoci qua, grazie a tutti, buonasera a tutti. Allora, cercherò di essere breve e sintetico perché è fondamentale, insomma, arrivare subito al punto, evitare i soliti giri politici, politiche, eccetera. Noi siamo, come sapete, cittadini come tutti gli altri, quindi non siamo esperti né in comunicazione né in grandi discorsi, ma pensiamo che è possibile fare politica anche dal basso, da persone veramente che sono ormai cittadini, tutti i giorni magari in treno, in mezzi pubblici, e quindi facciamo quello che possiamo. Vi faccio vedere subito, questo l'abbiamo presentato pochi giorni fa a Roma, un po' il nostro programma. Ecco, innanzitutto chi siamo? Immaginavo che adesso siamo cittadini come tutti gli altri, siamo stati scelti da altri cittadini. Anche qua hanno detto che abbiamo fatto tutto in segreto, che abbiamo scelto tutto in rete, in realtà siamo stati, siamo attivisti dei nostri gruppi territoriali, io su Roma, altri su varie città, e diciamo il nostro territorio ha scelto queste persone sulla base di attivismo, cioè sono persone che hanno dimostrato negli ultimi mesi, negli ultimi anni di essere attivi sul territorio, magari lotte contro le discariche, associazioni ambientaliste, eccetera, quindi persone che hanno già dimostrato di essere impegnate e attive, sono state scelte da altre persone, da altri cittadini per ricoprire questo ruolo. E quindi siamo portavoce, lo diciamo sempre, non siamo rappresentanti politici, non siamo altro che cittadini che in questo momento fanno da portavoce di altri cittadini, in questo caso in regione. Noi cosa faremo? Ascolteremo le istanze del territorio, quindi i problemi reali delle persone, li porteremo in consiglio regionale e poi il consiglio regionale, dopo la discussione, dopo il confronto, li porteremo ai cittadini. Quindi questo canale diretto c'è e ci sarà sempre. Noi siamo i primi a dimetterci nel caso quello che faremo in regione non sarà quello che vorranno i cittadini. Siamo proprio, adesso lo dirò chiaramente, a noi non interessano né soldi né potere, non abbiamo dietro di noi nessuna lobby, nessuna banca, nessuna, come spesso in altri partiti diciamo, succede. Noi siamo cittadini normali, finito il nostro mandato, torneremo a fare il nostro lavoro, quindi questo è il nostro unico interesse. E infatti non siamo stranamente in politica, non abbiamo la fedina penale pulita, non abbiamo la fedina penale sporca, non abbiamo carichi pendenti, non abbiamo nessun altro che, cioè nessuna scheletro nell'armadio, quindi sono persone, posso dire, oneste, trasparenti, e non c'è, posso dire, presentato tutti i documenti che ho quindi non c'è niente da nascondere, e aspetta, torna un attimo, per cui abbiamo, ecco, per onestà, trasparenza, e abbiamo competenze ed esperienze diverse, abbiamo fra di noi studenti, disoccupati, precari, abbiamo ingegneri, abbiamo insegnanti, imprenditori, cioè veramente c'è di tutto. E questo garantisce che abbiamo anche esperienze diverse, faremo una squadra compatta, ma anche con diverse esperienze che ci aiuteranno anche a affrontare i vari problemi con la giusta attenzione. E poi siamo scelti direttamente dai cittadini, dicevo prima, siamo stati votati dal gruppo locale che ha scelto queste persone sulla base appunto della competenza dell'attivismo. Poi abbiamo subito un'altra fase di votazione, insieme a tutto, diciamo, chi viene da Roma ha avuto un alto livello di votazione fra tutti i municipi di Roma. Invece le province abbiamo avuto questa votazione con tutti gli iscritti 5 Stelle del Lazio. Quindi siamo stati proprio scelti, non sulla base solo di qualcuno che vota in rete così senza conoscerci, ma anche sulla base... Interrompo per dire anche la provincia di Latina, c'è stata una votazione a livello provinciale. Ah, perfetto. Allora, un livello di più, scusate, non ero preparato. Quindi siamo stati scelti da più livelli, più votazioni aperte appunto, in modo aperto, trasparente, democratico, eccetera. L'ultima votazione è stata fatta di fronte a una platea
in cui ognuno di noi si è messo proprio in graticola e abbiamo spiegato chi siamo, il nostro curriculum, ci sono state fatte domande, risposte, quindi siamo proprio esposti al pubblico. E poi partita la votazione aperta appunto a tutto il Lazio, in cui sono stati scelti questi portavoce, quindi siamo stati veramente scelti da tutti gli iscritti. E, okay. Ecco, cosa abbiamo già fatto? Perché spesso cosa si fa? Cosa sta facendo Storace, Zingaretti? Loro vanno alle città, vedono il programma, questo è quello che presenteremo alle elezioni, facciamo promesse, incontriamo qui, incontriamo là, noi non facciamo nessuna promessa, diciamo chiaramente che non abbiamo neanche, per così dire, l'arroganza e l'esperienza per fare un programma senza l'aiuto di tutti i cittadini. Noi abbiamo aperto a tutti la possibilità di partecipare, di inserire idee e proposte. Questo è stato un lavoro che è durato vari mesi, poi adesso ci arriverò. Quindi noi vogliamo dimostrare già, ancor prima di entrare in Consiglio regionale, che siamo diversi, soprattutto dai fatti che abbiamo già dimostrato nelle settimane scorse. Avete l'esempio della Sicilia, di Parma, dove già abbiamo vari amministratori 5 Stelle, Reggio Emilia, eccetera, dove già loro hanno dimostrato cosa vuol dire governare in quest'ottica. Quindi noi seguiamo la stessa linea, abbiamo già dichiarato ufficialmente per iscritto che non ci interessano le borse elettorali, anche perché a un referendum, ricordate anni fa, abbiamo già rinunciato a pagare tutti questi soldi ai partiti. Noi questi soldi comunque che abbiamo già dichiarato di voler rinunciare, non li prenderemo mai. E qui parliamo di milioni di euro. Di euro che in questo momento stanno usando i nostri cari amici politici nel pagare questi manifesti che stanno riempiendo le nostre città, tutti gli autobus. Quelli sono soldi pubblici che stanno usando per la campagna elettorale. Noi abbiamo rinunciato a tutto questo, quindi nessun finanziamento pubblico nei borse elettorali. E poi anche qua siamo gli unici, qua scelte veramente vanno a capire chi è dentro questa logica e chi è fuori. Siamo gli unici a aver dimostrato che non ci interessano questi stipendi da favola, questi 12.000 euro al mese, più tutte le indennità, rimborsi, extra bonus, eccetera, eccetera. E abbiamo già detto, lo stipendio regionale è eccessivo, momento di crisi, cassa integrazione, gente a casa, famiglie in crisi. Noi ci tagliamo lo stipendio perché mi sembra giusto dare un segnale a noi stessi per rimanere, diciamo, onesti, coerenti, ci abbassiamo lo stipendio il più possibile, e anche verso i cittadini. Quindi abbiamo dichiarato di arrivare a un 5.000 euro lordi massimo, che sono più o meno un 2.500 euro netti, che è uno stipendio normale, insomma, chi fa un'attività, per così dire, insomma, senza troppe pretese. E questo garantisce anche che vogliamo già rinunciare a questa, perché in politica dopo un po' cosa, magari si parte con delle buone intenzioni, tutte belle idee, tutti onesti, e poi in quell'ambito tanti soldi, tante amicizie ci si perde subito. Noi abbiamo già deciso fin dall'inizio di rinunciare a questi posso dire, questi monumenti, sì, questi vantaggi che a noi non interessano. E infatti questi soldi abbiamo stimato 5 milioni di euro, o li restituiremo alla regione, oppure li destineremo in un fondo, un conto corrente, che poi verrà deciso, questi soldi dove entrare verrà deciso da tutti i cittadini, che andrà a sostenere o le piccole e medie imprese che vogliono magari ripartire o che sono sommerse dalla tassazione, oppure andranno magari famiglie in difficoltà. Insomma, questi 5 milioni di euro verranno decisi dai cittadini stessi. Sono soldi che non torneranno allo Stato, ma andranno a chi ne ha bisogno. Già questo è un segnale di rinunciamo dei soldi nostri per darli veramente a chi ne ha bisogno. Non è questo, non è populismo. È proprio rinunciare a un diritto, a un privilegio che ormai non ha più senso che esista. Così come ogni candidato portavoce 5 Stelle ha sottoscritto un impegno etico sia per la campagna elettorale sia soprattutto per i 5 anni che ci aspettano, diciamo, da 25 in poi. Quindi abbiamo già sottoscritto impegni che terremo, diciamo, per tutti i prossimi anni. Vi invito a leggerlo, perché credo che una scelta così forte, così etica e trasparente, neanche i partiti è difficile veramente da trovare. E poi andiamo già dietro questo programma. Questa è una premessa per dirvi che già per come ci stiamo scegliendo, già per come ci stiamo rapportando fra noi e voi, in questo noi e voi veramente non c'è questa differenza, e per le scelte che abbiamo fatto in termini più economici e gli altri partiti invece non hanno fatto, già per dire siamo un'altra cosa, lo stiamo già dimostrando. Ecco, come è stato costruito il programma? Io ho visto che il programma di Zingaretti e Storace fino a 2 giorni fa era praticamente un mistero. Loro hanno cercato di raccogliere qualche idea dalla rete, ma più di tanto mi sembra che non abbiano
non l'abbiano così in modo aperto e partecipato. Invece da 6 mesi stanno facendo veramente un mazzo così, hanno creato dei tavoli di lavoro tematici, quindi aperti a tutti i cittadini, non solo gli iscritti 5 Stelle, in cui abbiamo ragionato sulla sanità, sui trasporti, sull'ambiente, erano 7 tavoli, quindi in 6 mesi abbiamo raccolto idee, ci siamo confrontati, non fra tecnici, fra esperti, ma persone che vivono il problema sulla loro pelle. E qui il tavolo sanità, c'erano infermieri, c'erano medici, c'erano utenti del servizio, sul tavolo trasporti c'erano lavoratori ATAC, COTRAL, o anche normali cittadini, magari di comitati pendolari, che volevano partecipare insomma, alla costruzione di questo programma. La cosa bella è che abbiamo fatto queste riunioni fisiche, un po' come questa, periodico, ci siamo incontrati proprio a capire cosa vogliamo mettere nel programma, cosa possiamo realizzare, qualcosa a costo zero, altro invece che bisogna investire denaro, ci vuole più tempo, ragionato in quest'ottica, 6 mesi. E poi intanto abbiamo usato la rete, e questo non l'ha usato nessuno prima di noi. Abbiamo avviato strumenti di democrazia liquida, un po' un esperimento nuovo. Abbiamo aperto questi nuovi strumenti in cui io posso, tramite la rete, raccogliere idee da qualsiasi cittadino, anche qua, a prescindere se sei iscritto o meno al movimento, e raccogliere un'idea da tutti, perché un'idea può essere buona a prescindere se arriva da destra o da sinistra. Un'idea buona è un'idea buona e basta, quindi che la dica una persona con poca esperienza o che un altro che abbia più esperienza, chi si è iscritto a quel partito o quell'altro, sinceramente, se l'idea è buona, noi la portiamo avanti. E infatti tramite questo strumento informatico chiamato Liquid Feedback, che è usato dai pirati in Germania da anni, che stanno già amministrando in questo modo diciamo, interattivo con la rete, ho raccolto tante idee e tramite questo strumento le migliori idee sono emerse, sono state elaborate e messe in votazione. Quindi abbiamo fatto un lavoro di persone, di incontrarci faccia a faccia, questo lavoro di raccolta idee della rete. Abbiamo messo insieme queste due cose e questa era la nostra bozza di programma. Questa bozza di programma prima, che so, un mesetto fa, un mese e mezzo fa, è stato messo sul nostro blog. Mi ha detto, questa è la nostra bozza di programma. Mi piace, non mi piace, alcune cose volete modificarle? E qua sono sbizzarriti tutti, mi ha ricevuto più o meno 1000 suggerimenti per dire, guarda, quella cosa che avete scritto sulle piste ciclabili non va bene, bisognerebbe metterla invece in un altro modo, oppure perché avete citato quella cosa sbagliata, correggete. E poi abbiamo fatto questo lavoro di miglioramento, di integrazione, e tramite poi una votazione, questo programma è stato, per così dire, finalizzato. Quindi un lavoro veramente aperto e partecipato. Quindi questo programma che adesso vi presento, possiamo anche dire che non è più il programma del Movimento 5 Stelle, perché è stato aperto a tutti, senza differenze. Questo è il programma di tutti i cittadini del Lazio che hanno voluto leggerlo, migliorarlo e modificarlo. E il risultato è questo che presentiamo oggi. Ed è un lavoro che non finisce oggi, non è un programma chiuso. È un programma che verrà, anche qua va avanti, perché è una cosa dinamica. Riceviamo un'altra richiesta di miglioramento, siamo dimenticati un pezzo, oppure sulle biomasse e biogas ci siamo sbagliati a scrivere una cosa, è un programma che viene modificato di giorno in giorno, perché anche questa è la vita, insomma abbiamo un'emergenza oggi, magari ci sarà un'emergenza domani, voglio costruire un'autostrada qui o un nuovo inceneritore, questo andrà a integrare il nostro programma, è una cosa molto work in progress, che nei prossimi anni comunque andrà avanti. E qua entriamo, se mi ricordo bene, ecco, sulle linee guida. Quali sono un po' le caratteristiche del Movimento 5 Stelle? Quindi trasparenza. Trasparenza vuol dire affrontare, cambiare completamente il sistema attuale. Pensate alla sanità, ci sono degli sprechi enormi. Non è vero, dicono tutti che ci sono pochi soldi, che gli ospedali stanno chiudendo, i posti di lavoro, l'unica cosa è tagliare i posti di lavoro. In realtà ci sono troppi soldi, ma finiscono sempre in questi, come posso dire, rigagnoli di corruzione, di spreco. Faccio sempre l'esempio di una sola ASL di Roma che ha buttato via 240 milioni di euro, 240 milioni di euro per tutte le fatture, e nessuno li ha mai controllati. Quindi pensate a questa montagna di soldi che sono finite in mazzette, corruzione, in appalti. Prendiamo questi soldi, e è una cosa che farebbe anche non un tecnico, ma farebbe una madre di famiglia, una casalinga. 240 milioni di euro buttati via, li prendiamo e li mettiamo per funzionare magari un ospedale, invece che chiuderlo, mettiamo e risolviamo già un problema grosso della sanità, un buco di questo tipo. Quindi trasparenza vuol dire anche mettere in rete, poi lo vedete dalle proposte, tutti gli appalti, le fatture, le consulenze, i bandi di gara. Se io metto a disposizione dei cittadini, faccio vedere che una siringa in una ASL costa 30 centesimi, in una TRAS costa 1,30 euro, e dico guarda che è successa questa cosa, che facciamo? Cioè tutti noi possiamo dire, forse c'è qualcosa che non va e forse riusciamo anche a interrompere questo meccanismo perverso. E fino ad oggi è stato fatto tutto in maniera non trasparente. La regione Lazio stessa ha fatto un mare di cose, esternalizzazioni, consulenze, senza far sapere nulla ai cittadini.
guardate anche il caso dell'arsenico. Abbiamo 128 comuni nel Lazio che non possono più usare l'acqua potabile. Questo è un problema che sapeva da anni, nessun politico di destra e sinistra ha mai affrontato il problema. E adesso scopriamo che l'acqua non è più potabile, tutti i milioni di euro per fare questi depuratori sono spariti. E anche qua bastava essere trasparenti, essere chiari e dire che esiste un problema e mettere i cittadini di fronte a questo problema, renderli partecipi. Questo cambierebbe veramente tutta la politica. Ed è questa la prima cosa che faremo fin dai primi atti del Consiglio regionale. Gli interessi collettivi, non solo di pochi, è tutto in maniera aperta e trasparente. Etica, perché l'etica è la base di tutto. Adesso anche tutti gli altri partiti stanno riempiendo la bocca di etica, moralità, onestà, però credo che noi lo dimostriamo, stiamo già dimostrando appunto con come stiamo scegliendo i nostri candidati e come ci stiamo proponendo per la regione. E poi partecipazione. Perché non hanno mai ascoltato i comitati pendolari, perché non hanno mai ascoltato le soluzioni delle associazioni ambientaliste? È stata una politica, non ha mai ascoltato veramente le esigenze dei cittadini, perché è stato più facile fare dei tavoli chiusi in cui arrivava il tecnico, arrivava l'esperto, arrivava il politico e si spartivano un po' il denaro facendo queste scelte chiuse a vantaggio di pochi. Questa cosa non deve più succedere, quindi una politica aperta e partecipata dai cittadini può cambiare veramente tutto il sistema. Noi proponiamo, fra le varie cose, che negli ospedali ci siano queste consulte aperte ai cittadini, in cui i cittadini stessi decidono quali sono i programmi di gestione dell'ospedale. Se c'è un disservizio, un disagio, devono essere i cittadini a segnalarlo e a poter incidere sulle scelte di quell'ospedale, così come nelle nomine dei primari, dei direttori sanitari. Sono scelte che di solito fa la politica sulla base di amicizie, non sulla base delle competenze. Noi vogliamo che i cittadini siano coinvolti in queste scelte, così come nelle leggi che saranno discusse in Consiglio regionale. Vogliamo che ci sia una fase prima della votazione in cui i cittadini possono partecipare e dire no, questo progetto di legge è sbagliato, per fare interesse magari solo di chi vuole fare quell'appalto, per costruire quell'autostrada. Okay? E far partecipare i cittadini delle scelte direttamente. Vuol dire aprire proprio la politica a qualcosa di nuovo, qualcosa di che va verso l'interesse collettivo, e non avere più una politica chiusa nei loro tavoli, nei loro palazzi, quando poi scopriamo che hanno già approvato un finanziamento per un inceneritore e gli facciamo la protesta. Se interveniamo prima, abbiamo più possibilità di incidere, di far sentire la nostra voce di cittadini. E questo è proprio, vuol dire creare un nuovo modello di sviluppo, un nuovo modello di politica che va oltre agli interessi mai di qualcuno, di qualcuno o di altri, interessi veramente di tutti. Ok, qui sono già fuori tempo, giusto? Ah, molto veloce, sulla salute. Allora, pensiamo al Consiglio regionale, è chiaro che il tema principale, quello principale del Lazio è la salute. Adesso dare le colpe a chi ha governato, troppo fatto, dire colpa di Storace, colpa di Polverini. Il fatto sta che la sanità è veramente allo sfascio e stanno chiudendo gli ospedali. Noi pensiamo che la cosa più importante sia riportare la salute al principio che è sancito dalla nostra Costituzione, l'articolo 32. La salute è un diritto di tutti e deve essere gratuito. Questa è proprio una cosa banale, è semplice. E addirittura l'OMS definisce la salute come il raggiungimento del benessere psicofisico e sociale. Quindi va oltre a dire che è solo il diritto a curarsi. Infatti noi abbiamo affrontato in un mese di discussione questo tavolo salute, che è stato un macello. Praticamente la salute è evitare di arrivare alla malattia, evitare di arrivare all'ospedale come ultima soluzione. Perché la nostra logica è deospedalizzare, che vuol dire avere un'educazione sanitaria e riuscire a prevenire i problemi. Infatti il nostro primo approccio è quello di fare informazione e prevenzione, quindi capire, vedete, cosa il cittadino ha diritto. Noi conosciamo come è fatto il nostro servizio sanitario nazionale, cioè forse stiamo a volte abusando in maniera eccessiva, a volte facciamo magari anche i nostri medici di base ci prescrivono troppi esami in maniera magari non molto corretta. Ecco qua prevediamo una serie di, per così dire, attività di educazione, di educative, sia verso il cittadino, sia verso chi usa proprio il servizio, verso i medici di base, verso gli educatori, eccetera. E poi fare la promozione della prevenzione primaria. E questo significa, infatti, adottare interventi e comportamenti per evitare o ridurre l'insorgenza e lo sviluppo di una malattia. Per cui prevenire, che sono le malattie cardiovascolari, prevenire le forme tumorali in cui è possibile anticipare certe previsioni. Oppure andare oltre verso, come posso dire, campagne di sensibilizzazione, perché più noi siamo consapevoli, informati, è chiaro che useremo meglio il servizio, con meno costi per lo Stato e più vantaggio anche nostro come prevenzione. Così come
inserire lo psicologo nelle scuole, perché arrivare al punto in cui magari un ragazzo è disagiato, così diciamo disagiato, è disadattato, ha un problema, e magari poi qui andiamo verso casi veramente critici. Noi preferiamo magari avere una figura che può prevenire un disagio prima che diventi patologia e magari aiutare gli insegnanti e il ragazzo stesso a lavorare prima che diventi una cosa veramente grave per tutti. È proprio una logica di delle cose. E poi, anche qua, la logica è stato tutto diagnosticare e tutto curare. Invece, forse anche qua, verso il personale sanitario, si può fare un'azione di educazione, di conoscenza migliore di come possiamo invece prescrivere delle cure, degli esami solo veramente quando servono. Invece adesso c'è stata un po' questa logica di ok, non sappiamo cos'è, facciamo 10 esami per provare a capire che sta succedendo. E poi, ok, quando vengo, magari mi dedico più tempo alla salute perché naturalmente è fondamentale. E poi, come dicevo prima, trasparenza. Cioè non è possibile che arriva Bondi e dice aspetta, al conto della spesa tagliamo tutti gli ospedali allo stesso modo, chiudiamo qui, chiudiamo là, e stiamo perdendo degli ospedali che sono delle eccellenze. Penso sempre a San Filippo, agli privati come pubblici, ospedali che hanno dei servizi ottimi, che potrebbero addirittura assumere, potrebbero veramente, hanno dei reparti che sono chiusi, che hanno macchinari nuovi, ma hanno tagliato i finanziamenti. Perché? Perché non ha senso, bisogna, se dobbiamo tagliare, anche qua non è fondamentale tagliare, ma se dobbiamo tagliare, valutiamolo con dei criteri precisi. Valutiamolo magari un ospedale che ha degli indici qualitativi molto alti, magari un altro che ne ha meno. Quindi razionalizzare vuol dire fare anche delle considerazioni insomma, con intelligenza, pensiamo partecipando anche con le persone che gestiscono quegli ospedali, non arrivare solo a tagliare e chiudere così in maniera discriminata. Ma questa è proprio il buon senso, è logica, non serve un tecnico super esperto per dirlo. E poi vedete, dare priorità naturalmente alla sanità pubblica, come dicevo prima, senza però depotenziare quello che è privato. Ma in realtà è da rivedere quello che è l'accreditamento del privato, perché anche qua apriamo un calderone. Cioè perché alcune cliniche, alcune aziende sono state accreditate magari senza avere neanche i requisiti. C'è stato un giro di amicizie, di scambi di favori, di mazzette, per cui alcune cliniche private sono state accreditate per non avere neanche le competenze. Su questo vogliamo comunque mettere trasparenza e capire perché sono state fatte certe scelte. Perché sapete, in sanità privata è comunque un grosso problema. E poi anche qua rivedere tutte le normative regionali, digitalizzare tutte le procedure di gara, rendere tutto molto più rapido, semplice e con meno costi. E poi vado subito sul punto principale, dicevo prima anche, vedete, partecipazione dei rappresentanti degli utenti nella pianificazione, nella verifica e nel controllo delle ASL. Delle ASL lo sappiamo l'organigramma, non sappiamo come scelgono, come si strutturano all'interno, non sappiamo come fanno gli appalti, come acquistano i prodotti. Quindi vogliamo trasparenza a tutti i livelli della sanità, facendo partecipare i propri cittadini. Okay. E poi, esatto, accessibilità alle cure, quindi anche qua, informatizzazione fra cittadino e strutture sanitarie. Cioè abbiamo la tecnologia per fare tutto. Penso a, ecco, la cartella clinica computerizzata, abbiamo una tesserina con un microchip che permette di avere accesso a tutta la cartella sanitaria. Adesso io cosa faccio? Vado in un ospedale per curarmi, faccio un esame e devo portarmi dietro anche un fazzone con tutte le mie analisi precedenti, tutte le cose che ho fatto in passato. Tutto questo basterebbe averlo o sulla carta, comunque in rete, con accesso sicuro e riservato, in modo che un ospedale, io ho un'emergenza, vado in ospedale e sanno esattamente tutto il mio passato. E da lì possono fare una valutazione completa sulla base di tutta la mia storia sanitaria. E c'è adesso questa cosa non succede anche con esiti molto gravi. Questa è un'idea, vedete, veramente semplice che permette di fare un passo in avanti verso una gestione migliore. E poi pensiamo a una gestione diversa proprio della cronicità, in modo che non sia più l'ospedale a gestire pazienti cronici, ma questo vada sul domicilio. Questo si chiama Chronic Care Model. Un modello molto innovativo che gli altri paesi stanno già utilizzando, ma in Italia siamo rimasti ancora alla cura in ospedale con gli impatti, con i costi anche che sappiamo. E poi uno degli aspetti più importanti è organizzare le prestazioni sulla base di ambulatori territoriali e non più chiudere un ospedale per andare a 80 km di distanza per qualsiasi emergenza,
l'idea di portare i servizi vicino al cittadino, quindi a poca distanza di da casa, in questi piccoli centri territoriali che sono una specie di poliambulatorio dove trovo il primo accesso alla sanità per tutte le emergenze. E questa è una cosa, insomma, che si può fare anche in modo anche veloce. E poi vedete altre, adesso scendo su tutte le proposte, ma ci sono tantissime idee, trovate il nostro programma, che vi raccontano tutte le possibili proposte di miglioramento. E poi naturalmente quello che ci stanno chiedendo tutti, togliere la politica dalla sanità, perché è chiaro che la politica è in mano a chi in questi anni ha deciso di mettere quel primario, quel direttore amministrativo, quel dirigente generale, e queste sono le persone che hanno gestito fino ad oggi la sanità con i danni che sappiamo. E noi vogliamo che queste persone che gestiranno ospedali o ASL siano scelte sulla base delle competenze. Ci sono persone adesso che stanno dirigendo ospedali senza neanche avere un titolo di studio, senza anche avere un'esperienza in passato in grado di dimostrare di saper gestire un ospedale. Noi vogliamo che queste persone siano scelte sulla base di vere competenze, su curriculum che possono essere consultabili, magari su pubblicazioni, su attività che sono state fatte in passato che hanno dimostrato la loro professionalità. E già questo veramente cambia tutto il modello della sanità nel Lazio. E poi vogliamo che questi direttori generali che sono nominati, anno dopo anno li controlliamo, che siano cittadini a controllare. Perché se tu dopo un anno non hai raggiunto degli obiettivi in termini proprio di prestazione, se non hai garantito un servizio di eccellenza, oppure se non hai dimostrato di saper gestire un ospedale senza creare troppi disservizi, questa persona dopo un anno va a fare altro. E sono gli utenti stessi a decidere questa cosa, quindi non il politico che ti mette lì perché sei amico di quell'amico e ti lascia lì a vita, oppure ti promuove perché se fai dei danni. Cioè, vogliamo proprio che siano cittadini a partecipare a queste scelte. Questa è democrazia, quello che manca adesso. E i risultati raggiunti, eccetera. Vado un po' veloce perché poi mi dilungo sempre. Matteo, così parliamo un po' tutti. Ok. Io sono Matteo Arena, sono consigliere, candidato consiglio regionale di Latina mi sto occupando in particolar modo per quanto riguarda l'aspetto dell'ambiente e della gestione dei rifiuti, che ovviamente è strettamente correlata, per la quale secondo noi bisogna avere una gestione che vada anche qui a prevenire, per cui una gestione dell'ambiente che debba essere a impatto zero, parte da una gestione dei rifiuti fatta in maniera virtuosa. Per esempio non si va innanzitutto a cercare di capire dove mettere i rifiuti, ma innanzitutto a come fornirne di meno. Un esempio può essere quello di utilizzare, per esempio, incentivare la produzione e la commercializzazione di prodotti che siano sfusi e quindi che non necessitano di utilizzare confezioni, imballaggi e quant'altro, perché da questo viene tantissimo rifiuto, e in questo modo è possibile diminuire già i rifiuti che si creano e che vengono prodotti. Successivamente a questo bisogna andare a cercare di spingere su un porta a porta, che viene fatto sia, diciamo, per quanto riguarda i cittadini che si trovano in periferia, casa per casa, mentre per quanto riguarda le città presso i condomini. In questo modo si vanno a eliminare oltre il 90% dei rifiuti, in quanto vengono differenziati, divisi e poi vengono riutilizzati, e quindi si ritrovano ad essere delle risorse prime che vanno ad introdursi anche sul mercato e fanno risparmiare poi effettivamente anche sullo stesso approvvigionamento che all'interno di una comunità, di una società, chiaramente risulta essere un costo. Quindi non solo si va a risolvere un problema dovuto a una questione di avere un ambiente pulito, ma si va a creare lavoro e un qualcosa di utile che poi viene riciclato, riusato e generando anche del lavoro utile per le persone e per i cittadini stessi. Per quanto riguarda invece la gestione proprio a livello di città, noi siamo per una città che sia un fatto ambientale sostenibile, quindi non ci deve essere la cementificazione del territorio sfrenata come succede in questo periodo, soprattutto città come Latina, Aprilia, Latina Scavo, faccio un esempio
dove si costruisce soltanto per fare interesse di chi gestisce aziende edili che sono magari affini con politici corrotti, ma si deve andare a costruire in funzione di quello che serve per la popolazione, quindi fare un calcolo di quello che effettivamente serve alla popolazione da un punto di vista di occupazione sul territorio, e in funzione di quello si costruisce. Per il resto è importante che ci sia all'interno del territorio spazi verdi che siano proporzionati rispetto alle strutture, edifici e quant'altro. Questo si può fare attraverso un buon piano di urbanizzazione, e che ovviamente questo non viene fatto proprio in virtù degli accordi che ci sono tra politici corrotti e i soliti approfittatori, imprenditori edili, che non hanno di certo interesse per quanto riguarda questi aspetti che invece dovrebbero interessare il cittadino. Questo però è un aspetto che soprattutto per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, che deve essere partire dal cittadino, quindi il cittadino deve essere formato ed informato, perché per esempio, tornando alla gestione dei rifiuti, non può affrontare un porta a porta piuttosto che una gestione dell'umido, dell'indifferenziata, senza avere una formazione adeguata, altrimenti si mette su un meccanismo che impedisce al cittadino di utilizzare e sfruttare il sistema stesso che viene creato. Quindi formazione e un sistema che consenta di utilizzare e sfruttare la formazione per la differenziata, spinta a risolvere un problema che oltretutto ci garantisce dei lavori e posti di lavoro in più. Mi soffermo e passo la palla agli altri. Io risiedo a Gaeta e lavoro a Formia, e mi presento brevemente. Ho 37 anni, sono un'impiegata amministrativa in un'azienda privata, faccio un part time perché poi mi dedico anche alla famiglia, ho due bambini, sono sposata da circa 12 anni e mi sono trovata catapultata in questa esperienza. Non avevo assolutamente idea di quello che mi aspettava, insomma è sicuramente una bellissima esperienza, non mi sono tirata indietro, perché da mamma e prima anche da utente, da cittadina normale, mi rendo conto che i problemi ce ne sono moltissimi nella scuola, nell'ambiente, è difficile crescere i figli in questa situazione, con questo debito e con i servizi che ci vengono tagliati ogni giorno, perché il debito pubblico sulle nostre spalle, a pensare che i miei figli hanno 70.000 euro di debito sulle spalle, che cosa significa? Che più andiamo avanti e più verranno tagliati i servizi, e noi è esattamente il contrario che vogliamo. E quindi mi rendo conto che scendere in campo è proprio per risolvere i problemi che stanno al di fuori della famiglia e non all'interno. Cioè, se ognuno di noi non si mette seriamente in prima persona a voler cambiare, non si cambierà mai. E speriamo di dare l'esempio, ecco, che vi stimoli ad aiutarci e ad essere coesi in questa nostra battaglia. Per quanto riguarda il trasporto pubblico, quello della mobilità è la seconda emergenza nella nostra regione. La regione Lazio sono praticamente 15 anni che non ha un piano di mobilità, cioè significa che merci e persone si muovono senza un criterio, così. E questo anche a livello nazionale, perché non so se ve lo ricordate Grillo, che da sempre dice che i camion partono pieni e poi tornano vuoti, e invece si potrebbe sfruttare, ecco, tutta una serie di informazioni logistiche che ormai dovrebbero, attraverso la rete, dovrebbero essere all'ordine del giorno. Invece l'Italia, come sempre anche in questo,
è arretrata di anni e anni. Per noi il trasporto significa sicuramente potenziare, privilegiare il trasporto pubblico, e questo per, perché? Perché per migliorare sicuramente le condizioni di vita dei cittadini, perché un trasporto intelligente fa sì che poi le nostre città siano più vivibili, essendoci meno traffico, meno auto circolanti. E anche in questo chiediamo l'aiuto dei cittadini, che si possono organizzare attraverso anche dei servizi di car sharing, carpooling, quindi diciamo uno spostamento condiviso, andare in un posto e dare un passaggio a una persona. Ecco, noi vorremmo creare proprio un portale regionale dove i cittadini possono inserire i loro percorsi e possono condividere il loro viaggio con altri cittadini, così come le aziende con un servizio di carpooling potrebbero far viaggiare i gruppi dei lavoratori insieme per recarsi sul luogo del lavoro. Inoltre abbiamo incontrato anche i cittadini sui treni, abbiamo fatto una sorta di tsunami ferroviario. Noi vogliamo dare voce anche a moltissimi pendolari che si forniscono, diciamo, del sistema di trasporto su ferro, e vorremmo che questi comitati partecipassero anche alla rinegoziazione che avverrà nel 2014 con Trenitalia. Scusatemi, ma ecco, sono le prime volte che sono davanti a delle platee, quindi inoltre vogliamo migliorare sicuramente anche le condizioni del trasporto su ferro, quindi migliorare anche il comfort dei vagoni, diciamo, dei treni. Vogliamo creare delle zone di interscambio vicino anche alle stazioni, in modo che si possa raggiungere facilmente la stazione e raggiungere poi il treno, quindi con postazioni anche per bici o per bici elettriche, quindi creare tutta una serie di servizi anche intorno alle stazioni per un facile raggiungimento delle stesse, e anche coordinando il trasporto poi pubblico su gomma con quello ferroviario. Molto spesso invece non c'è una rispondenza tra gli orari dei pullman e quelli dei treni, e quindi si arriva e l'autobus è appena partito e viceversa, quindi creare anche una logistica in questo senso. Anche il trasporto su gomma pubblico quindi va rivisto un attimino, vanno privilegiate anche gli spostamenti a breve tratto, a corto raggio. Quindi rivedere anche tutto quanto il trasporto pubblico su gomma. E per quanto riguarda poi i treni, in alcune tratte che sono vicino, diciamo, alla capitale, anche introdurre un modello di spostamento più metropolitano, in modo da rendere più frequente anche l'arrivo e la partenza dei treni, e andare a implementare anche il servizio con la realizzazione di tratte a doppio binario, no? per un interscambio più agevolato. Sicuramente tutte quelle che sono le nostre intenzioni in ambito della mobilità, noi non prevediamo di fare delle grandissime opere, più che altro perché poi siamo contro la cementificazione, non vogliamo andare a togliere altro spazio verde alle nostre aree che già sono, diciamo, martoriate poi dal cemento. E quindi però potenziare quello che già abbiamo, quindi non so, prevedere il rifacimento di una strada, sarà obbligatorio affiancare anche una pista ciclabile, no? Per dire, quindi fare dei piccoli interventi mirati che però poi a livello globale, diciamo, a livello poi più ampio, andranno sicuramente a migliorare la qualità della vita delle persone, che potranno scegliere di spostarsi non più con la propria auto, ma prendere finalmente un mezzo pubblico che funziona, o la propria bicicletta, e scambiare un passaggio con gli altri.
Questo sempre si va a legare con questione anche di salute collettiva, perché logicamente avrà un impatto sulla nostra salute, perché ci sarà meno inquinamento e quant'altro. Un'altra cosa molto importante anche è che tutto il trasporto su gomma, che dicevo prima, delle merci, anche quelle stiamo cercando, cioè abbiamo, diciamo, come obiettivo quello di creare delle macro aree dove fare degli interporti, in modo che poi nella regione non viaggino più così tante merci su gomma, ma potenziare sempre l'aspetto del ferro, quindi della ferrovia, per far viaggiare anche le merci, quindi creare una sorta di autostrade del ferro soltanto per che colleghino i porti o gli scali aerei per far viaggiare le merci su gomma. E speriamo, insomma, di riuscirci. Con il vostro aiuto sicuramente miglioreremo la vita di tutti. Grazie. Allora, il tema economia sicuramente è uno di quelli più complessi, per cui servono competenze molto, molto specifiche. La situazione è sicuramente non facile. Il rendiconto annuale mostra, l'unico conto disponibile nel 2011, mostra un disavanzo di 1,8 miliardi di euro. Da questo si somma un debito, cioè residui passivi, che sono arrivati a 17 miliardi di euro. Praticamente nel 2000-2002 non esisteva questo debito così ampio. Negli ultimi anni è stato proprio, è dilagato, e non sappiamo neanche se questi 17 miliardi di euro siano effettivamente 17 miliardi. E finché non entriamo in regione, se non abbiamo accesso ai documenti, ai dati di bilancio, ai documenti finanziari, veramente si sa poco. Una volta che avremo accesso a questi dati avremo anche chiara idea di quello che è successo e anche come intervenire. E abbiamo attualmente scavato un mutuo con un costo di 500 milioni all'anno. Quindi stiamo pagando un mutuo trentennale dai precedenti amministratori, perché dobbiamo ripagare nei prossimi anni questo mutuo addirittura di 500 milioni di euro. Quindi è chiaro che l'approccio sarà mettere in rete, mettere insieme tutte le competenze economico-finanziarie per approcciare il tema economia con le massime competenze. Quindi noi sicuramente utilizzeremo, oltre ai cittadini naturalmente, anche i centri universitari, esperti di finanza, esperti anche a livello internazionale di finanza, per capire come affrontare questo aspetto, perché sicuramente nessuno di noi ha la soluzione a portata di mano. E naturalmente il grosso del buco, il 60% del bilancio, è sulla sanità. Quindi quando noi affrontiamo il tema sanità, riorganizziamo le spese, appunto tagliamo gli sprechi eccetera, possiamo intervenire su questo debito enorme. E l'approccio è quello di innanzitutto parlare di trasparenza e tagliare i costi della politica, quindi recuperando questo mare di denaro che viene proprio da quanto la regione stessa per funzionare sta spendendo. È chiaro che tutte queste risorse possono indirizzarle verso, diciamo, la finanza giusta, la finanza che crea valore. E poi passando anche la chiusura di tutto quel mondo di società chiamate in house, enti regionali, di cui la regione in questi anni si è dotata per fini prettamente, posso dire, io prometto di assumere le persone, ti creo la società regionale e poi lì vanno a finire tutti gli sperperi. E noi su queste cose vogliamo intervenire proprio chiudendo queste società, naturalmente non lasciando i lavoratori a casa, ci mancherebbe, ma ricollocandoli nelle funzioni previste dalla regione. Quindi tagliando questo spreco enorme di società regionali possiamo già recuperare molti, molti, molti soldi. E poi rivedere il processo anche di come i fondi comunitari sono assegnati. Anche qua una cosa di cui si sa veramente poco, di cui le aziende stesse sanno poco perché non c'è trasparenza, e anche qua questi fondi possiamo indirizzarli dove effettivamente servono per le aziende. Quindi il primo atto che faremo sarà quello appunto di tutti gli atti pubblici e renderli trasparenti. Vuol dire avere un bilancio sociale fruibile e partecipato dai cittadini, che molto spesso anche qua sono tante promesse elettorali anche di altri partiti, ma queste cose noi le intendiamo fare perché ci sono altre possibilità. Addirittura la regione non sa quali sono i suoi beni, non sa di cosa dispone come proprietà, quali sono i beni della regione. Anche su questo vogliamo finalmente fare chiarezza e capire quali sono gli edifici della regione, quanto costa, per valutare anche quelli necessari e quelli no, e capire le spese di gestione, perché anche qua è tutto un magno, insomma. E poi parliamo di anche qua consulenze, fornitori, le consulenze a Polverini, che credo che abbia fatto anche dopo essere stata dimissionata, ha continuato a fare consulenze milionarie, a pagare queste persone per cose inutili.
se leggete, ci sono stati gli articoli ultimamente su non ricordo che giornale, cui la regione ha finanziato consulenze su analisi già effettuate da altre, magari da Roma o da altre istituzioni. Cioè io faccio consulenze inutili, che magari già ho, perché ho già disponibile questi dati, ma solo per dare, non so, quei 2-3 milioni a quel consulente che è amico di quel politico altro. Cioè, questa è la situazione. Queste sono le consulenze, vogliamo sicuramente metterci mano, metterci trasparenza e togliere tutto questo spreco enorme. E poi per entrare nel merito, allora, implementare tutti quegli atti, quei decreti legislativi che la Regione non ha mai implementato per non, diciamo, rompere questo sistema di corruzione, vogliamo implementare questi decreti legislativi che portano proprio trasparenza amministrativa. Quindi non neanche proponiamo qualcosa che vogliamo fare, vogliamo attuare quei decreti che sono già disponibili ma sono stati messi in un cassetto che nessuno ne ha voluto fare. Per poi entrare nei dettagli, per esempio l'elenco di certi di proprietà della Regione, quindi tutti gli enti governati e società controllate, fare proprio chiarezza su quello che dispone la Regione. Elenco del commercio e delle prestazioni di opere e dei servizi, delle consulenze e di tutti i soggetti ad esse collegati. Oppure elenco degli incarichi ricoperti dai manager con indicazione di eventuali incarichi multipli. Cioè la Regione non sa neanche quali sono gli incarichi che ha dato i manager e soprattutto quelli multipli, anche su qua ci vuole veramente trasparenza e chiarezza. E poi una cosa interessante sono gli atti legislativi partecipati, quindi anche qua dire esattamente quali sono, come possiamo intervenire noi cittadini negli atti che farà la Regione. E qui siamo stati già avanti, vado velocissimo. Ecco, sul fisco una delle cose più interessanti è creare un testo unico tributario, in modo che semplifichiamo gli adempimenti e razionalizzare anche l'impianto del sistema tributario della Regione. Ci sono mai i tributi, cerchiamo di semplificare attraverso un unico testo tributario. E poi naturalmente vogliamo, eccolo lì, anche qua interveniamo in maniera forte, siamo quelli su cui interveniamo in maniera più forte, togliendo tutti i rimborsi elettorali, l'ho detto prima, ma anche le indennità, i rimborsi chilometrici, addirittura ho scoperto, leggendo un libro, che ti rimborsano la benzina senza neanche dimostrare che tu hai usato la macchina. Cioè persone che abitano a Roma, il Consiglio regionale, mettono fuori spese di benzina, magari neanche usano la macchina. Cioè queste spese pazze, neanche controllate, che devono essere per forza tagliate e eliminate. Così come vogliamo anche ridurre gli assessorati da 16 a 12, tutta una serie di interventi forti nei vitalizi, l'indennità, cioè cose veramente che sono di fronte a un cittadino normale, sono veramente delle ingiustizie. Quindi tutti questi soldi vogliamo recuperare per poi metterli, insomma, dove servono per il nostro deficit economico. E poi ecco, andiamo anche sulla riqualificazione e sulla formazione dei dipendenti della Regione. Perché la Regione, abbiamo incontrato poche settimane fa un si chiama Deni, è un professore che abbia anche incarichi a livello nazionale, qui c'è detto chiaramente la Regione così come è fatta è uno spreco sia di persone, che alcune persone sono state messe lì proprio a coprire incarichi multipli senza praticamente fare nulla, solo per anche un posto di lavoro. Così come il costo, tutte queste società interregionali che sono lì a far nulla, perché hanno funzioni magari doppie e triple, ed è una struttura che deve essere completamente rivista. Ed è anche qua buon senso per rimettere in gioco una Regione che può funzionare, può dare il meglio di sé, ma così come è messa è veramente ingestibile, perché in tutti questi anni non si è mai voluta far funzionare, questo è il concetto. E poi naturalmente, una volta sciolte queste società di diritto privato, chiamate appunto in-house, vogliamo ricollocare le persone, quindi nessun licenziamento, nessuno sarà lasciato a casa, perché non è questo naturalmente il nostro obiettivo, ma riqualificando queste persone, gli dando una nuova professionalità, possiamo integrarle in funzioni veramente che magari servono in Regione. Pensate tutto il mondo delle rinnovabili, o cosa la Regione può fare sugli investimenti verso l'agricoltura. Possiamo anche a queste persone fare lavori, per così dire, nuovi, innovativi, che servono proprio allo sviluppo del nostro territorio. Questo è un esempio. E poi, ok, anche qua, ecco, gli incentivi che dà la Regione. Molte cose che ci hanno detto le piccole e medie imprese, infatti adesso devo correre a Roma perché c'è un incontro grosso con tutte le piccole e medie imprese, e ci hanno fatto tantissime richieste su come si accede a questi fondi, i fondi sia europei, i fondi regionali, nel senso che nessuno sa quando questi fondi sono disponibili, spesso vengono pubblicati o non pubblicati, non si sa veramente dove cercarli. Noi vogliamo fare un portale in cui tutte le aziende possono, in modo, se sei piccolo, se sei grande, non c'è differenza, tutti devono accedere alle stesse informazioni
in modo che c'è un bando regionale per promuovere, che so, occupazione giovanile, oppure un nuovo, che so, conversione da azienda tradizionale a aziende biologiche. C'è un bando regionale con dei fondi, deve essere messo in modo trasparente. Entro la tot data bisogna fare questo progetto e avrete accesso a questi finanziamenti, cioè avere veramente un'unica fonte di formazione. E poi naturalmente una cosa interessante è sostenere e rifinanziare il fondo rotativo e fondi di accesso al microcredito, in modo da dare alle aziende, su cui naturalmente stiamo puntando molto con il Movimento 5 Stelle, per ridare tutti gli strumenti economici, ma anche, per così dire, formativi, perché queste aziende naturalmente o non chiudano, possono addirittura rinascere e partire. E sono veramente proposte molto interessanti, sviluppate poi dalle aziende stesse, che ci hanno aiutato a scrivere questa parte di programma. E poi un'altra cosa molto bella è che vogliamo, molto bella, molto interessante, è che la regione ha poche competenze, la regione rispetto magari all'ambito nazionale, lavoro, economia, però la regione può avere un fondo a disposizione per sostenere gli start-up giovanili, per cui se un gruppo di giovani si mette a fare un'impresa, è importante che la regione possa aiutare questi giovani, favorendo addirittura la partenza di questa azienda, ma soprattutto puntando su quelle idee giovanili che sono innovative. Penso alle rinnovabili, penso a tutte queste nuove forme di lavoro anche in rete. Perché un giovane ha un'idea interessante, invece che fuggire all'estero, andare a farla all'estero, perché all'estero ti danno aiuto, ti danno risorse, il Lazio può diventare la macchina, per così dire, che scatena questi processi. In quello che faremo è proprio un portale di raccolta delle idee imprenditoriali giovanili, ma anche sostenere finanziariamente quelle che possono partire. Anche questo deve dare un impulso forte alle piccole aziende dei giovani. E poi anche qua, questo l'ho già detto, un portale per le piccole e medie imprese per l'utilizzo dei finanziamenti. E poi noi abbiamo competenza come regione sulle aliquote IRAP. Anche su questo possiamo intervenire per facilitare quello che è innovazione e occupazione. Adesso non vado troppo nei dettagli, perché abbiamo proprio oggi pomeriggio, dicevo, un incontro stasera a Roma, un incontro con tutte le piccole e medie imprese, diciamo, del Lazio. Facciamo proprio questo tavolo, questo stato generale del lavoro, in cui raccoglieremo non solo idee interessanti, queste sono un po' slogan, ma vogliamo proprio capire quali aziende, come realizzare, come fare proposte di legge e fare emendamenti, diciamo, emendamenti a tutti i progetti, per realizzare queste cose fin dai primi mesi in cui saremo al governo della Regione Lazio. E poi, molto velocemente, abbiamo altre poste come le monete locali, che possono favorire in un territorio quello che è lo sviluppo dell'agricoltura e delle risorse locali. Penso al chilometro zero, penso ai gruppi d'acquisto solidale, alla filiera corta. Ci sono meccanismi per favorire questi processi a livello locale tramite anche questa idea di monete locali che sono già applicate in diverse zone d'Italia. Così come semplificare e deburocratizzare l'accesso ai finanziamenti, creando una rete fra regioni, enti di ricerca, università e impresa. Se si crea questa rete di collaborazione, è chiaro che nell'università c'è ricerca, c'è sviluppo, c'è innovazione, se io li metto in contatto diretto con le aziende, anche qua non inventiamo nulla di nuovo, proprio buon senso. Se creo questa rete, la regione la promuove in maniera veramente seria, posso sviluppare un processo anche di occupazione verso piano industriale territoriale. E poi anche qui la regione ha competenze sul finanziamento in ottica di corsi di formazione. Spesso tanti ci dicono over 50, per cui persone magari che hanno perso il lavoro perché l'azienda è chiusa o non sono più ricollocabili sul mercato, noi vogliamo aiutare queste persone, quindi sia i giovani ma anche, diciamo, chi è sopra i 50, per corsi di formazione, per rimetterli in gioco, per rimetterli sul mercato, magari su progetti innovativi, come dicevo prima, magari sulle rinnovabili. Possiamo ricostruire la nostra professionalità come Lazio andando proprio su questa direzione. E poi l'ultima cosa è rifinanziare la legge sul reddito minimo garantito, quindi competenze sia nazionali sul reddito minimo, ma anche la regione può intervenire, e poi creare reti distretti di economia solidale. Qui sono concetti un po' innovativi, se ne parla poco in Italia, però alcune regioni hanno già fatto questa scelta, per cui quello che è l'economia solidale, quello che è il volontariato in un territorio, quello che è il commercio consolidare, il gas, tutte queste nuove forme di economia fatta fra persone, senza obiettivi, senza fini di lucro. Noi possiamo come regione creare queste reti e magari mettere in rapporto diretto un cittadino che vuole spendere poco, vuole comprare prodotti del territorio locale, metterlo in contatto direttamente con l'agricoltore, quindi tagliando anche gli speculatori che fanno intermediazione.
io vado direttamente a parlare col contadino, quindi spendo meno, compro cose più buone, più naturali, e creo una rete di economia solidale che aiuta sia il cittadino ma anche tutto il territorio a ricrescere e ripartire. Questo è un po' la sintesi dell'economia, ma ci stiamo lavorando molto su questo. Allora, legalità, anche qua sulla legalità non è facile, perché è chiaro che la legalità parliamo di speculazione, parliamo di insomma, quello che è stato fatto, pensiamo a Fiorito, pensiamo a Maruccio, insomma, la legalità nella regione Lazio è come insomma, parlare di una cosa impossibile. Però lo scopo è quello di innanzitutto mettere fine al conflitto di interessi, quindi valutare quello che esiste in regione, chi ricopre incarichi che possono generare conflitto di interessi fra il loro ruolo e la funzione e quello che svolgono per i cittadini, innanzitutto interrompere queste possibili conflitti di interessi, con lo scopo di contrastare la criminalità organizzata. Quindi sulla mafia facciamo una scelta netta, dove potremo, dove saremo in grado di intervenire, interverremo senza minimo dubbio. Sappiamo che Lazio insomma, ha delle infiltrazioni mafiose, ma parlo più di amministrazione pubblica, quindi noi non ci fermeremo di fronte a nulla, andremo in guerra sicuramente con delle lobby enormi, con interessi veramente di altro che miliardi di euro. Su queste non ci fermeremo di fronte a nulla, o per quello che potremo fare, per tutte le azioni legislative che faremo. Per poi andare anche a fare educazione alla legalità, perché se i nostri figli, i nostri studenti sono educati alla legalità, al senso civico, è chiaro che prepariamo cittadini che domani saranno ancora più pronti ad essere attivi contro qualsiasi tipo di corruzione e di infiltrazione mafiosa. Quindi faremo la regione ha competenze sui corsi di formazione, quindi possiamo intervenire attraverso corsi di educazione civica stradale nelle scuole a vari livelli. Per poi abbiamo idee anche sul piano di protezione civile, che attualmente, a parte perdite economiche notevoli, anche qua ci sono scandali dalla mattina alla sera, ma pensiamo che serve un piano per rivedere proprio come la protezione civile è organizzata nel Lazio, proprio per non intervenire sulle emergenze quando un fiume è già esondato, quando c'è già una catastrofe idrogeologica. Noi vogliamo rivedere il piano di intervento della protezione civile e organizzarlo in base alla prevenzione, quindi studiare dove servono interventi rapidi, anche con finanziamenti notevoli, per avere un'idea chiara di dove si può intervenire in modo, diciamo, preventivo. E poi, su questo ho spiegato, c'è forse mezza pagina solo per spiegare questa proposta. E poi sulle polizie locali, pensiamo che è inutile che ogni comune, ogni città abbia una sua polizia locale con duplicazioni magari per città che stanno una attaccata all'altra. È più facile magari creare queste polizie intercomunali, e qua sono esperienze in varie zone d'Italia, in cui riduciamo i costi e allo stesso tempo garantiamo un servizio migliore al cittadino di sicurezza. Perché è chiaro che se siamo organizzati con due o tre polizie di tre comuni diversi, possiamo gestire meglio il controllo del territorio ma anche l'intervento. E tanto in polizia locale può essere molto limitata come fondi e come capacità di intervento. Con questi accordi, diciamo, intercomunali possiamo veramente avere dei vantaggi grossi anche in termini di costo. E questo è un po' la sintesi della legalità. Buonasera a tutti, io sono Gaia Carnarella, vengo da Terracina e sono anch'io una candidata portavoce alla Regione Lazio. A me tocca un po' la parte migliore, la parte quella che va verso la speranza, quindi di creare sia dal punto di vista culturale che dell'istruzione dei cittadini più consapevoli, dei cittadini migliori. E, come diceva Davide, abbiamo pensato di intervenire con dei progetti che siano sia a costo zero che progetti che abbiano comunque la necessità di interventi economici maggiori e anche di esperti maggiori. Consideriamo che la Regione Lazio ha un patrimonio culturale che già da solo vale quanto i patrimoni di 2, 3, 4 stati nazionali europei. Quindi una gestione più intelligente della nostra parte culturale, che può essere quella architettonica, penso a Roma, ma penso anche alla valorizzazione di quella che è la nostra cultura territoriale. Anche Aprilia ha un esempio di razionalismo che è comunque uno dei pochi dell'inizio dell'Ottocento, quindi se
se noi dobbiamo, del Novecento, scusate, dell'inizio secolo. E quindi insomma, partendo dalla valorizzazione del proprio territorio si può sì creare occupazione, si può creare cultura e si può dare la possibilità ai nostri giovani di crescere in maniera più consapevole e più attenta verso il territorio. Per quanto riguarda l'istruzione, vorrei partire proprio dal primo punto, che è uno di quei punti che sono a costo zero, che dice che a scuola, ma io direi nella società in genere, nessuno deve restare indietro. Questa è una proposta che parte dal presupposto che al primo comparire di una difficoltà da parte di uno studente venga comunque segnalata e data la possibilità a questo ragazzo di essere seguito in orario extrascolastico da dei tutor che possono essere dei professori in pensione, che possono essere dei giovani laureati o comunque dei volontari che danno la propria opera e, in modo da recuperare immediatamente la lacuna del ragazzo e reinserirlo e dargli la possibilità di comunque continuare a seguire il percorso scolastico insieme al resto della classe. Anche questo è una soluzione semplice che non ha nessun dispendio economico ma che ha un forte valore sociale, quello che diceva Davide prima, nel senso che in questo caso si dà l'opportunità ad esempio al professore in pensione di comunque dare il proprio contributo, dare la propria mano alla società, di creare questa comunità che noi vorremmo non rimanga circoscritta solamente alla famiglia, ma vogliamo che comunque si crei una forte comunità dentro la scuola, con i genitori, con le esperienze che ognuno di noi può dare. Poi un altro punto saliente che poi a me tocca, insomma, essendo in età da mamma quasi, poi mi pongo anche il dubbio di dire che faccio se decido di fare un bambino, lascio il lavoro, oppure che so, posso contare su una struttura sociale che mi dà la possibilità di fare entrambe le cose. Ecco, diciamo che negli ultimi anni avrei dovuto dire di no, perché comunque la riforma fatta nel 2011 sugli asili nido, che ha ridotto il numero di insegnanti, che ha ridotto lo spazio dedicato ai bambini, mi avrebbe fatto sicuramente messo davanti a un tipo di scelta, cioè che faccio? Rimango al lavoro, rimango a casa, non posso permettermi l'asilo privato, bisogna innanzitutto rivedere questo tipo di sistema e quindi ridare ai bambini i giusti spazi, la giusta attenzione, il giusto numero di insegnanti e sicuramente fare anche un tipo di discorso che incentivi quelle ditte, quelle aziende che mettono gli asili nido al loro interno, perché è sicuramente una possibilità maggiore per noi donne di lavorare. Poi bisognerebbe anche comunque, se vado avanti, cerco di fare grande risorsa alla sintesi. Bisogna incentivare la pluralità, questa è una cosa bella, noi viviamo in una cultura ormai multietnica, vediamo le nostre scuole, i bambini hanno compagni che vengono da tutti i paesi, questa noi dobbiamo cominciare a considerarla come una grande ricchezza, non possiamo pensare che siamo al centro del mondo, non più, non nel 2013, non nella globalizzazione, dobbiamo comunque cambiare anche i programmi, i libri di testo devono essere volti a una conoscenza dell'altro, soprattutto perché molte di queste comunità fanno già parte della nostra sfera economica, della nostra sfera politica, non si può pensare all'altro come a qualcosa di diverso, bisogna conoscerlo e arricchirsi di questa diversità. Poi Davide diceva di inserire appunto anche delle materie, oltre alla materia dell'educazione civica che è sicuramente fondamentale perché non si deve crescere dei giovani più consapevoli, si deve crescere dei giovani che abbiano più responsabilità civica, che sappiano quali sono i loro diritti, che conoscano la Costituzione, perché non si deve permettere più di calpestare i diritti fondamentali dell'uomo senza che noi cittadini diciamo nulla. Dobbiamo crescere dei bambini che dicano no,
questo viola i miei diritti, e tutti, non soltanto 2, 3, 5 persone, non solo il Movimento 5 Stelle, tutti devono pretendere che i propri diritti si vengano rispettati e devono essere. E naturalmente devono essere ragazzi, giovani, che siano consapevoli dei loro doveri nei confronti della società, assolutamente, e che si vengano indirizzati anche a dei consumi più consapevoli, che vengano messi davanti alla una pluralità di scelte, che sappiano valutare, che abbiano senso critico. Un'altra materia interessantissima secondo me è questa sulla salute, l'economia e l'ecologia, è bellissima questa cosa, insegnare ai bambini magari tramite dei laboratori pratici di riutilizzo di materiali di riciclo, magari creando del compost, orti scolastici, dando comunque la possibilità, praticamente vivendolo nel gioco, ma comunque nella fattibilità, di un tipo di economia alternativa. Noi parliamo sempre di crescita felice, di economia alternativa, ma poi sappiamo effettivamente cos'è? Non lo sappiamo bene noi grandi, magari cominciamo ad insegnarlo a loro fin da piccoli, così man mano diventeranno delle parole di uso comune e di consapevolezza comune. Poi un'altra cosa è anche dare un'attenzione alle politiche sociali all'interno della scuola. Bisogna cercare di, come diceva oltre lo psicologo, che individui la patologia prima che si sviluppi veramente. Bisogna spiegare ai bambini e alle loro famiglie soprattutto che la società è molto variegata, che esistono, io parlo di discorsi scomodi molto spesso, diversità di religioni, che sono gli omosessuali, tutti vanno rispettati, e che comunque in questo modo, parlandone fin dall'infanzia e non creando di tabù, si ha sicuramente una buona percentuale di evitare situazioni di bullismo o di poco rispetto dell'altro sesso, che sono cose che purtroppo ancora oggi sono, insomma, caratterizzano le cronache dei nostri paesi, della nostra zona. Un'altra cosa, sì, diciamo che per quanto riguarda l'educazione abbiamo fiumi di proposte, quello è un terreno molto fertile, ma anche la cultura, come dicevo, la valorizzazione del proprio territorio e soprattutto la consapevolezza del fatto che la cultura è un patrimonio. È un patrimonio come l'acqua, come il paesaggio, va tutelato, e sicuramente noi abbiamo la responsabilità di tutelarlo e di non lasciare che continuino a deturpare il nostro ambiente, e privandoci comunque di una grandissima ricchezza. Non so, che cos'altro volevo dire molto... le politiche giovanili, sì, intanto la nostra proposta è quella di creare un consiglio dei giovani, un consiglio regionale dei giovani, che debba comunque essere interpellato per quanto riguarda le decisioni che riguardano appunto i giovani, che sia da esempio, sia da ascolto, perché poi insomma poi si creano dei gap generazionali che a volte non... come ci sono delle difficoltà a parlare tra padre e figlio, vogliamo che non ci siano comunque a toccare argomenti magari di cultura più giovanile, quindi ascoltare i diretti interessati, soprattutto quando si prendono decisioni che li riguardano in prima persona. Poi un'altra cosa molto interessante sulle politiche giovanili è questa delle professionalità, è anche molto bella. Noi nel Lazio abbiamo... stiamo perdendo una grandissima risorsa che è quella della professionalità dello spettacolo. Cinecittà, che è un monumento della cultura internazionale, sta cadendo a pezzi, portando via delle grandi professionalità che invece potrebbero essere riscoperte, potrebbero dare posti di lavoro e sicuramente potrebbero continuare, come è stato fatto, come è successo in passato, a portare l'eccellenza delle professionalità italiane all'estero. E
e poi gli sportelli per i giovani che vogliono aprire un'attività. Io mi sono trovata a dover andare in un ufficio a chiedere come fare per aprire la partita IVA o per affittare un locale, fare queste cose. C'è un marasma di leggi da cui non se ne esce, quindi la creazione di sportelli con del personale qualificato che segua passo passo i giovani che vogliono intraprendere un'attività di impresa, perché no? E quindi facilitare, e fino a che non riusciamo noi a facilitare un po' il percorso burocratico, ma comunque che li accompagnino in modo da seguirli e rendere i sogni professionali un po' più realizzabili. Io grazie. Allora, concludo molto velocemente con l'ultima parte, che è quella riservata alla connettività, connettività a cui abbiamo dato un largo spazio all'interno del nostro programma, perché la consideriamo un punto fondamentale. Innanzitutto la connessione internet permette l'accesso alla conoscenza, e questo significa avere accesso a informazioni, a un'informazione che non è controllata dal potere economico e politico, ma anche la possibilità di partecipare dei cittadini alla vita pubblica della nostra regione. Per questo pensiamo che internet debba essere considerato un bene comune, pensiamo che deve essere accessibile ovunque e che deve essere libero e gratuito. All'interno del nostro programma, come primo punto abbiamo inserito l'accesso alla rete Wi-Fi, una rete Wi-Fi pubblica pagata e finanziata dall'amministrazione pubblica. Pensiamo che questo punto sia molto importante. Vediamo anche che oggi paesi come il Nord Europa, ma anche gli Stati Uniti, stanno spuntando molto su questa tecnologia. Quindi noi pensiamo che questo sia il futuro per noi. Una cosa molto importante è la lotta al divario digitale. Purtroppo nel 2013, ancora oggi, ci sono zone anche all'interno della nostra provincia, ci sono comuni anche nei dintorni di questa posizione per cui non c'è accesso alla rete ADSL. Quindi questo significa che molte persone non hanno la possibilità economica di poter accedere a internet. Noi pensiamo comunque che debba essere gratuita. In ogni caso cercheremo di finanziare e aumentare la possibilità di accedere alla rete. Molto importante all'interno dell'amministrazione pubblica deve esserci trasparenza. La connettività permette di accedere agli atti della pubblica amministrazione. Chiederemo al Consiglio regionale di mandare in streaming tutte le sedute, in modo tale da rendere trasparente tutta l'operazione che avviene all'interno dei palazzi dei poteri. Come dice Beppe Grillo, apriremo il Parlamento come una scatoletta di tonno, noi lo faremo col Consiglio regionale. E la trasparenza comunque all'interno della pubblica amministrazione deve avvenire anche nella facilitazione dell'accesso ai documenti da parte della popolazione. Chiederemo la possibilità di implementare standard che si dicono di open data e open document, open government, che permetteranno al cittadino che non ha capacità di andarsi a giuridiche, di andarsi a vedere le singole atti leggi e rivolgersi comunque a un legale per capirci qualcosa, di accedere comunque a questo tipo di informazioni. Questo punto è ancora molto importante, quello della democrazia digitale per la partecipazione dei cittadini. Noi l'abbiamo già sperimentata, il programma che stiamo presentando è stato in parte costruito con criteri della democrazia digitale. Attraverso sistemi come ha spiegato Davide, sistemi informatici, è stato possibile per ciascun cittadino fare delle proposte, discutere in rete e votarle. Lo faremo anche per le leggi regionali. Ci sarà possibilità un giorno per qualsiasi cittadino di scrivere un testo di legge, discuterlo online, votarlo online, e poi i consiglieri o quelli che saranno i consiglieri lo porteranno
nel consiglio regionale. Favoriremo l'utilizzo di software open source, ad esempio il software che è stato utilizzato, che è il FIB, che è stato utilizzato per creare questo, questo programma, ha questa, questa policy, questa licenza, cioè è possibile per ciascuna persona che ha le competenze di farlo implementare, aggiustare, riscrivere il software in modo tale da renderlo sempre più, sempre migliore, sempre aperto. Infatti il software che abbiamo usato, ho notizie in questi giorni che sono, le problematiche che abbiamo riscontrato sono state risolte, tra l'altro da il software tedesco non hanno risolte a Bergamo, quindi eccellenza italiana. Il software open source permette di ridurre i costi della pubblica amministrazione, permette, se pensiamo che i costi di licenza pagati all'interno della pubblica amministrazione sono molto elevati, questo permetterebbe, l'adozione di software open source permetterebbe molto la riduzione di questi costi. Ok, chiudo con gli ultimi punti che sono l'utilizzo dei servizi, di tecnologie per la creazione di città intelligenti. Pensiamo all'applicazione della connettività all'interno delle nostre città, permettere di l'accesso a, ad esempio, gli atti di pubblica amministrazione tramite una parola ID, una password, un PC. Uno inserisce i suoi dati, accede e riesce ad avere un documento, un certificato, la possibilità di integrarli in ogni attività all'interno della nostra città. La connettività va anche a ridurre i costi della sanità. Immaginiamo la possibilità che diceva già Davide prima della carta tessera sanitaria digitale, che permetterebbe sicuramente una minore spesa e facilitazione all'interno delle strutture sanitarie pubbliche. Pensiamo anche alla telemedicina. La telemedicina permetterebbe, ad esempio, per avere alcune diagnosi, di non spostarsi da casa ma farla attraverso la rete. Chiudo parlando di digitalizzazione della scuola. Sicuramente è un punto fondamentale. Le scuole devono poter essere organizzate attraverso l'informatica, l'accesso alle informazioni, ma anche la facilitazione della parte amministrativa deve essere gestita attraverso il sistema informatico. La connettività deve andare anche a servizio del turismo. Immaginiamoci che le bellezze turistiche che abbiamo nel nostro territorio attraverso sistemi di informatici possono essere valorizzate, cioè può essere la possibilità per ciascuno di, davanti a un documento con uno smartphone, sapere tutto, quindi avere delle vere e proprie guide turistiche all'interno di uno smartphone. Abbiamo concluso con la presentazione del programma. Davide però si deve lasciare, quindi lasciamo a lui l'ultima parola prima di salutarlo. Sì, mi spiace perché è organizzata una cosa grossa a Roma con le piccole e medie imprese. Ed è proprio fondamentale che noi affrontiamo il tema lavoro, che magari abbiamo un po' sottovalutato, e questo incontro qua a livello non solo Roma, ma tutto a livello del Lazio, quindi sarà un lavoro molto grosso, insomma, anche lì bisogna ascoltare e capire. Quindi io vi ringrazio, perché è fondamentale per me adesso, ma anche soprattutto dopo, capire quali sono i problemi, le esigenze, approfondire i temi, e io vi assicuro che noi non cambieremo, nel senso, non faremo come quelli che da un giorno all'altro, una volta eletti, si dimenticano delle persone, iniziano a prendere l'auto blu, vanno, cioè, per la loro strada. Noi siamo veramente cittadini normali, e la nostra vita non cambierà, perché continueremo ad essere pendolari, continueremo ad essere, insomma, quelli che siamo oggi, e soprattutto a attivare questi, diciamo, primo, strumenti di partecipazione diretta. Quindi quello che faremo nei giorni, le votazioni che faremo, le decisioni che prenderemo non saranno mai le nostre decisioni, ma saranno quelle condivise con i cittadini, perché secondo noi è l'unico modo per fare vera politica. E quindi vi ringrazio per... Grazie.
Vado io? Allora, qui c'è la signora Marilena, c'è scritto, e quali propositi sono tanti, ma come farete a contrastare gli interessi personali che in regione non riuscite ad avere la maggioranza? In che modo i cittadini possono agire attivamente nel momento in cui vengono prese delle iniziative? Allora, buoni propositi, cioè noi siamo armati solo di buoni propositi, siamo veramente stufi e vorremmo che la situazione cambiasse in maniera oggettiva, sicuramente siamo umani, quindi sarà possibile che se ci lasciate da soli, se non sarete la nostra rete, sarà molto più facile che noi sbagliamo, e questa è la differenza tra il Movimento 5 Stelle e gli altri partiti. Noi ascoltiamo i nostri elettori, le loro proposte, cioè gli altri candidati che sono stati comunque votati hanno scelto ognuno il loro metodo per interfacciarsi con gli elettori, cioè per esempio in Piemonte che ogni settimana il consigliere fa una piccola ripresa streaming in cui racconta quello che è stato fatto in quella settimana, come ha votato, le motivazioni che lo hanno spinto in una direzione piuttosto che un'altra, ed è in questo modo che si trova il feedback da parte dei cittadini. Naturalmente chiunque lasciato da solo tende a preferire i propri interessi o gli interessi delle persone che più o meno siano simili a lui. La differenza tra il Movimento 5 Stelle e gli altri partiti è che noi abbiamo bisogno di voi per non cadere nella stessa trappola o nello stesso errore. I cittadini possono agire attivamente nel momento, cioè quando forse non ho capito, più vengono prese delle direttive, cioè, quindi come fanno ad agire se vengono prese direttive a loro contrarie? Beh, intanto associandosi, i cittadini hanno la possibilità di associandosi di avere una voce più alta. Noi proponiamo, mi suggerisce il candidato, i referendum propositivi, cioè nel senso che quando bisogna prendere una decisione che riguardi una grossa fetta della popolazione non può essere un partito a prenderla o uno schieramento politico, cioè in queste circostanze bisogna sentire la voce di tutta la cittadinanza, quindi tramite il referendum popolare. Poi se chi vuole allora, Carmine D'Ambrosio chiede: abbiamo un territorio dove l'illegalità fa da padrone, come si pensa di risolvere questo problema? Un quesito interessante e anche molto ampio, perché innanzitutto servirebbe una riforma nazionale della giustizia. Questo ci auguriamo che il movimento abbia i numeri poi in Parlamento per poter operare riforme non solo in questo campo ma anche in altri settori. Le competenze a livello regionale sono limitate per quanto riguarda il tema della legalità e i termini che hanno esposto prima con i punti del programma, quindi se non la regione come può intervenire? Revisionando sicuramente un piano di per quanto riguarda la protezione civile e facendo dei corsi di educazione alla legalità. Quindi vabbè, il tema è di competenza nazionale, si può intervenire facendo appunto delle riforme, come ho spiegato. Leggo l'altra. Da parte vostra ci dovrebbe essere un maggiore interesse alla... un maggiore interesse alla sensibilizzazione, soprattutto nella fascia infantile adolescenziale, rispetto dell'ambiente, alla valorizzazione e mantenimento del territorio e alla divulgazione dell'uso dell'energia alternativa, eolico, fotovoltaico, idrico. E questo è un aspetto di cui il programma nostro tiene conto di qualsiasi ulteriore, diciamo, sviluppo. Per esempio c'è un ragazzo che recentemente si è affacciato al nostro meetup, è un ricercatore, un esperto nella materia di urbanistica, sensibile all'aspetto dell'ambiente, quindi con un certo equilibrio, e per esempio questa è una risorsa interessante e
e che noi stiamo valutando, lo accoglieremo, ci piacerà, ci confronteremo, e anche su questo tema dobbiamo fare rete, perché la rete in questo senso porta un valore aggiunto enorme. Per quanto riguarda il discorso dell'eolico, il fotovoltaico, il idrico, abbiamo tantissimi esempi oggi in tutto il mondo. Per esempio in Danimarca esiste un'isola che è completamente autonoma, sono 8.000 abitanti, tra eolico e fotovoltaico sono completamente al 100% eolici, quindi è autonomi, quindi questa è una dimostrazione che siamo assolutamente, abbiamo tutti gli strumenti, bisogna semplicemente applicarli. Allora, Simona Valent, per quanto riguarda gli animali, sulla caccia, nel programma non vedo riferimento agli animali, sì, in effetti c'è la parte ambientale. Ok, su questo piccolino non c'è. Degli amici animali, noi siamo vicini comunque agli animali, il Movimento 5 Stelle è dichiaratamente contro la caccia, però siamo anche contro tutti i tipi di sfruttamento degli animali, che non è soltanto la caccia, quindi il rispetto totale, ecco, di questi amici che comunque non hanno colpe e che vanno trattati in modo dignitoso. Per cui anche all'interno dei canili noi abbiamo anche degli attivisti giù a Forno, per esempio, che è una nostra attivista che si occupa proprio del recupero di questi animali randagi, e lei lo fa comunque in un'associazione, in modo umano, in un giardino, stanno tutti insieme, comunque hanno una vita sociale, ecco, perché il canile lager non piace assolutamente. Poi se ci sono delle leggi in quanto a igiene, in quanto si parla anche di sterilizzazioni, ecco, questo nel merito non lo so, però sempre nel rispetto completo degli animali. Siamo contro la caccia, però siamo anche contro lo sfruttamento degli animali negli allevamenti intensivi, cioè le leggi poi permettono di contro di trattare gli animali che poi ci ritroviamo sulle tavole ogni giorno in modo veramente disumano, vivere degli stress, quindi loro emettono delle adrenaline, delle tossicità che poi rimangono dei tessuti che noi mangiamo, quindi sono animali che vengono staccati da subito dalle mani, no? Nei bovini partorisce la mucca e il vitellino viene allontanato immediatamente, come anche nell'allevamento di suini che vivono accalcati l'uno sull'altro, in quello degli ovini, quindi le galline, ecco, su queste gabbie immense. Ecco, ripensiamo un po' a tutto il sistema anche nostro e cerchiamo di capire quello che poi ci ritroviamo sulle tavole e mangiamo tutti i giorni, con un sano ritorno anche a frutta e verdura per la felicità dei nostri agricoltori. Ho letto qualche mese fa che in molti avete cancellato la consulta per i safari della Corvera a poter sfruttare, perché l'Europa viaggia con il nostro programma è chiaro su questi punti a favore della filiera, sì. Però dico, se in molti sapere la consulta, Allora, volevo rispondere velocemente a Francesco Cosentino che chiede: la mancanza di controlli acqua, cosa si intende fare per il piano di risanamento della qualità dell'aria? Ovviamente va fatta funzionare l'acqua, l'acqua è un ente pubblico, deve fare dei controlli e va fatto funzionare. Ovviamente se l'ARPA fa dei controlli e si accorge che la qualità dell'aria è pessima, deve chiudere le centrali. Lì dobbiamo iniziare. Il problema è la normativa.
certo, ma noi comunque noi con la, il comitato no TurboGas ci siamo cari dietro. Io vorrei dire proprio la legge Monti del febbraio 2012 in cui favorisce gli accordi amichevoli in modo che praticamente non c'è più un vero controllo, ma il controllore è magari da controllato e quindi fanno una cosa in casa. Ma gli punti all'acqua, guarda, lo scandalo che deve essere lo scandalo. Vorremmo invece la certificazione. Abbiamo visto che Londra ha presentato un sito 100 centraline di monitoraggio per la città di Londra, Roma ce n'era 25, quindi siamo proprio lontani anni luce dai controlli, cerchiamo di ripristinare. Che sta lì, praticamente all'interno del nostro programma c'è l'incentivo al microcredito, che è un po' la proposta che è del Signore, il fatto di dare la possibilità di accesso al credito alle piccole e medie imprese, pensiamo che sia una cosa importante. Poi propone anche di agevolazione sulla tassazione all'interno di questo territorio per aumentare degli sgravi fiscali per aumentare il lavoro nella zona. Noi abbiamo delle idee sul lavoro che permetterebbero a livello nazionale, magari ce lo possono dire meglio, permettono un rilancio dell'economia, perché ci permetterebbero di farla ripartire. Le idee all'interno del blog di Lido ci parlano anche economisti internazionali come Stiglitz e Rifkin, che Rifkin, adesso questo è fuori dalla mia competenza perché io sono candidato alla regione, quindi questa è competenza nazionale. Rifkin parla, che dice che ci sono in questo momento i presupposti per la partenza della terza rivoluzione industriale. Vi consiglio di leggere qualcosa di questo autore, anche se non ha nessun interesse a farlo. In Italia, Rifkin, l'unico che dà voce è Grillo. Quindi noi abbiamo anche il supporto di economisti e nel quanto riguarda Stiglitz è un premio Nobel che hanno idee veramente concrete, che possono esattamente fare in modo che l'Italia riparta veramente. Io ho letto questo programma e non dice assolutamente di come si finanzia. Allora, se c'è a livello regionale una banca o un istituto di credito che finanzia gli imprenditori e anche le famiglie che vogliono prendere un mutuo, vogliono fare attività commerciali, eccetera. Allora, se c'è un credito garantito che lo permette anche l'Unione Europea, il fondo di garanzia. Non è che serve una banca regionale, basta che la regione si fa fiduciario dei che garantisce anche l'Unione Europea. Oggi ci sono 400 milioni in regione non spesi che erano stati dati alla regione per incentivare business, eccetera, eccetera. Non li hanno usati perché la maggior parte della gente non lo sa. Perché non lo sa? Perché non è informata. Non è informata della prassi di come si accede a questo credito, non è informata di niente. E questo credito adesso, quando scade il termine, i 400 milioni ritornano all'Unione Europea. Ma perché? Comunque, il discorso di informazione è uno dei punti principali del programma, sia regionale che nazionale. Cioè noi viviamo grazie, il Movimento 5 Stelle vive grazie alla rete, all'informazione condivisa, quindi noi informazione, una volta entriamo alle istituzioni,
saremo garanti dei cittadini e porteremo tutto quello che c'è dentro fuori e lo renderemo fruibile ai cittadini, quindi non più linguaggio burocratese, eccetera. Comunque io voglio dare una risposta un po' più generale, perché noi alla fine poi tutti i partiti, tutti i soggetti politici che stanno in competizione adesso danno più o meno risposte appetibili al cittadino, no? E quindi faremo questo, faremo quello, toglieremo lì, eccetera. Che cos'è? Perché il Movimento 5 Stelle riuscirà a farlo e un altro no? Per quale motivo? Per un semplice motivo, perché noi non abbiamo padrini, noi non abbiamo nessuna lobby dietro, noi non abbiamo nessuno a cui rispondere o a cui riportare, restituire il favore. Noi siamo stati candidati dai cittadini in rete che ci hanno votato e ci hanno scelto. E quindi quando entreremo là dentro dovremo rispondere solo ai cittadini. Per questo cambierà se noi riusciremo a portare il Movimento 5 Stelle nelle istituzioni. Questa deve essere una cosa chiara a tutti noi che stiamo qui dentro, che forse molti sono d'accordo e sono simpatizzanti del movimento. Quando usciamo oggi, usciamo lì fuori, cerchiamo di spiegare alle persone la differenza che c'è tra il Movimento 5 Stelle e gli altri partiti. Non esiste un partito oggi in Italia che non deve rispondere a qualche interesse, purtroppo. Il nostro movimento non è un partito, noi non rispondiamo a nessuno, noi possiamo dimetterci anche domani perché non abbiamo interesse, non entriamo per prendere 10.000 euro, noi già abbiamo detto che ne mettiamo 2.500, punto. Ok? Se sia chiaro, queste cose qui andate a dirle, come dice Grillo, andate, diffondete il virus. Noi possiamo fare questo che facciamo adesso, però ci parliamo tra di noi, ma lì fuori c'è un sacco di gente che non lo sa perché l'informazione non gli arriva. Perché i giornali, le giornali parlano della sfida tra Bersani e Berlusconi, queste due mummie che si incontrano in questo ring virtuale che non rappresenta quello che è il paese. Ma che cosa sono Bersani e Berlusconi? Non esistono. Queste persone rispondono a degli interessi. Noi non rispondiamo a nessuno. Cerchiamo di fare la rivoluzione lì fuori, nella strada, parlando con gli amici, parlando con i parenti e spiegando che cos'è il Movimento 5 Stelle. Tanto si sente lo stesso, no? Perché il concetto di fondo era quello, il motivo per cui noi siamo qua. Cioè, vi capiterà forse di incontrare, tanto mi sentite lo stesso, altre persone, altri partiti che vengono qui o vengono a Latina o vanno a Roma a chiedervi e a convincervi di votarvi. Ecco, quello che vorrei che fosse chiaro, che a noi non ci serve il voto, a noi ci servono le persone, perché noi siamo i portatori di voce, però la voce bisogna ce la mettiamo tutti. Come diceva giustamente Cristian, io sono Giuseppe Marciano, sono candidato al Senato, e il fatto che noi andiamo lì significa soltanto che siamo lì per portare la voce dei cittadini. Però se i cittadini non ce la mettono questa voce, se non ci aiutano, se non ci danno la loro competenza, noi lì siamo a fare niente, perché non siamo tutt'oggi. Non pretendiamo di sapere tutto, non pretendiamo di avere tutte le risposte. E non pretendiamo di avere tutte le conoscenze, ci serve il vostro aiuto anche per le vostre conoscenze. Non credi. Di questo siamo sicuri, perché altrimenti probabilmente non sareste manco qua per altro tempo, insomma. E quello che volevo che fosse chiaro è che una delle cose che dice Beppe Grillo fin dall'inizio è che tutti i rappresentanti che andranno in Parlamento e quelli che andranno in Regione, una delle cose che dovrebbero fare e su cui noi ci batteremo è lo studio della Costituzione. E la Costituzione non è cambiata. No, non è che va cambiata, la Costituzione va letta, ma questo non significa la nozione della Costituzione, quello è quello che c'è dentro, perché in questo periodo io mi sono messo a leggerla e ho cercato dentro la Costituzione dove c'era scritto che noi dobbiamo aumentare il PIL, dove c'è scritto che dobbiamo dipendere dalla finanza, dove c'è scritto che dobbiamo penare per campare, e la cosa più sorprendente è che queste cose nella Costituzione io non le ho trovate. Ho trovato un documento che dice che al centro dello Stato c'è il cittadino, c'è la persona e c'è la dignità.
e la dignità della persona si conquistano non con il PIL, non con la finanza, si conquistano con la socialità, con la rete di cittadini che si sostengono da soli e che si sostengono quelli più deboli. Quindi ecco, il discorso è questo, noi non dobbiamo vivere per avere più PIL, per crescere, crescere non significa niente se poi non abbiamo la dignità delle persone, quindi ecco, forse è questo che dobbiamo portare noi, cioè portare la gente a capire che ci sono delle priorità diverse da quelle che hanno voluto farci credere fossero priorità fino adesso. L'Europa ci chiede, tante cose, però, l'Europa è appunto, l'Europa siamo noi, cioè i cittadini europei siamo noi, non sono, non è la finanza, non è Mario Monti, non è Berlusconi, siamo noi cittadini. Non posso, non posso. Non posso. Non posso. Non posso.